Un tizio ti invita in mezzo al mare, in barca a vela, a farti una proposta che non potrai rifiutare. Secondo te potrà mai dirti qualcosa di buono? Mi piacerebbe portarti a navigare sul fiume Po. A volte non mi dispiacerebbe avere un piccolo spoiler di quello che succederà più avanti, così da potermi tirare dietro in tempo. Che casino questo mese! Mi chiamo Emaloru, per gli amici Ema, e per 12 mesi ho deciso di vivere in 12 città diverse in Italia. Solo che ho pensato... Tutto sommato 2-3 mesi di vacanza me li merito. Sì, 2-3 mesi. Ed ecco il fuori programma, andare alle Canarie a fare surf. No, le Canarie non sono in Italia. No, appunto, il karma non era d'accordo e mi sono spaccato la testa con la pinna in carbonio della tavola. Mi hanno ricucito manco fossi dentro sole, enigmista, e sono rientrato in patria con l'umore giusto. Allora il mese lo passiamo a Trieste, città davvero sottovalutata per quanto meravigliosa. Qui me lo godrò e come. Se non fosse che questo tizio che si chiama Alex, con un'introduzione che sembra quasi una supercazzola, mi propone un viaggio attraverso il quale portare le persone a riflettere su ciò che conosciamo e guardarlo da un'altra prospettiva. Ma che cavolo vuol dire? Devo rifare la sigletta, mi sa. Mi chiamo Emaloru, per gli amici Ema, e ho deciso di vivere in 12 città, in 12 mesi, bla bla bla. Tranne questo mese che lo passo sul Po. Un fiume, sì. Cos'è? Non vi piacciono i colpi di scena? Il viaggio inizia col migliore dei propositi. Non abbiamo un'auto, né tantomeno un'imbarcazione. E altro dettaglio, non vogliamo spendere un euro. Una vera avventura. E dato che Alex è proprio questo, un avventuriero, vi faccio un piccolo recap sul suo conto. Alex Bellini, classe 1978, è un esploratore diventato noto per le sue imprese estreme. Nel 2003 traina una slitta in Alaska a piedi per 1300 km. Nel 2005 porta a termine una traversata atlantica partendo da Genova e arrivando in Brasile dopo 11.000 km, con una barca in vetroresina navigando in solitaria. Nel 2008 traversata del Pacifico, a remi in solitaria, parte da Lima in Perù e dopo 18.000 km arriva a Sydney, in Australia. Nel 2011 corre 70 giorni di fila da Los Angeles a New York per 5.300 km. Nel 2021 invece vuole costruire una zattera con materiali di scarto con cui navigare sul fiume Po, remando per 300 km e rimanendo H24 con me. Beh sì, anche questa sembra impegnativa. Il primo scoglio da superare era ottenere un veicolo con cui trasportare i materiali per costruire la nostra zattera. Se pensi che sia roba da fiction, fare l'autostop e riuscire ad ottenere davvero un passaggio, fare amicizia invece con un pescatore mai visto prima che ci dice: io alle 5 per voi posso lasciare la macchina così andate per due ore? Per due ore, sì, anche di più, dico. Vuol dire che a volte la realtà supera davvero la fiction. Cavolo, ci ha dato veramente l'auto. Ci penso spesso. Up in the morning and out to school. Sì, comunque abbiamo perso una dote importante, una capacità di fare le cose. Sappiamo fare sempre meno cose. Quindi mi piace anche l'idea di raggiungere una sponda del fiume con quattro attrezzi marci, assi di legno e bidoni abbandonati, e riprenderci quello che è nostro, quindi la capacità di inventare. In un'epoca in cui potenzialmente potremmo fare tutto, non sappiamo più neanche trasformare un rifiuto in un nuovo prodotto. Vediamo se riusciamo a invertire questo trend con la zattera che costruiremo. Era uno strano contrasto. Da un lato, gasati per costruire la nostra zattera, dall'altro, trovare così tanti rifiuti, degrado in giro. Siamo degli inutili pezzi di merda. E non parlo di me e Alex. Sì, magari anche noi due, però non soltanto noi due. Parlo di tutti quanti noi, te incluso. Egoisti e strafottenti pezzi di merda. Of people
in trouble, reflections of my life. Oh, how they feel. Possono dire che non rispettiamo le procedure di sicurezza. Avevamo tutto l'occorrente, ho racimolato qualche ragazzo che ci desse una mano, non ci restava che assemblare i pezzi. Assemblare i pezzi e trovargli un nome, sapete, le imbarcazioni hanno un nome. Pensavo di chiamarlo come uno dei più grandi registi di tutti i tempi, il regista del Titanic. Grande esploratore, tra l'altro, ha fatto l'esplorazione nella fossa delle Marianne, il punto più profondo del pianeta. Ma che ve lo dico a fare? James Cameron. Facciamo così, un patto, che tu puoi chiamarlo James, no? James Cameron. E lui di un altro nome, tipo Contichi. Mamma mia, nome di merda. Non sai neanche che cazzo è il Contichi. Io che... James Cameron! Secondo me potremmo, man mano che andiamo avanti col viaggio, provare ad aggiustarla, rinforzarla, migliorarla. Però ecco, l'importante è partire, perché se uno aspetta che le cose siano perfette, poi non parte più. Assolutamente d'accordo. Anzi, è bene che dopo l'energia investita in questi giorni per costruirla, sull'onda di quell'energia si parte e non si aspetti un giorno di più, altrimenti poi rischio di perdere il ritmo. Perché tu che c'hai con quelle scarpe lì? C'è sempre cose dentro. Il giorno della partenza, un bidone ha imbarcato troppa acqua e questo avrebbe reso estremamente pericoloso il viaggio. Vabbè, ma chi se ne frega. La partenza trionfale la facciamo da una diga che ricollega i 12 metri di dislivello del fiume. Una vasca in cui l'acqua si alza e si abbassa per farti passare. Era tutto molto figo, peccato che non avessi capito che in questo viaggio avremmo remato come dei bastardi. Tra l'altro remando con un barile e con una canna di bambù. Volevo spararmi, ormai ero lì. La velocità massima che riuscivamo a raggiungere era di 2.5 km orari. A stento avremmo percorso 20 km di navigazione in un giorno e in totale l'intero percorso era più lungo di 300 km. Che bello! Quando ti metti a lavorare a un progetto che ha una lunga scadenza, raramente arrivi in fondo al progetto senza aver avuto momenti di crisi. A un certo punto della navigazione ci svegliamo una mattina, ci mettiamo su questa zattera, ci guardiamo negli occhi e senza dircelo apertamente diciamo: ma che cazzo ci sto a fare qua? Credo sia sempre molto utile ritornare a quel momento in cui ti sei fatto affascinare dall'idea di navigare. Magari in quel giorno hai detto: anche cavolo di figata, questa cosa qua non me la perdo per niente al mondo. Riprenditi. No, no, ti annoio? No, no, sta. C'è polline. Un progetto che sarà seguito e documentato in modo particolare da te sui social, attraverso YouTube e non solo. Il giorno dopo la partenza si era sparsa la voce che c'erano due matti che stavano navigando il Po e ci raggiunge una giornalista del Corriere per farci un'intervista. Ricordatevi di sta roba, fa parte della trama, non metto ste scene così a casaccio. Abbiamo svuotato i bidoni che si erano riempiti d'acqua. Tra l'altro sarebbe stata una costante, ogni giorno l'avremmo fatto. E ci rimettiamo in viaggio con la consapevolezza che James Contiki Cameron fosse una bagnarola che prima o poi sarebbe affondata e noi con lei. Rassicurante, lo so. Thank you.
Il viaggio continuava alternando momenti di noia mortale a momenti di panico in cui dovevamo attraccare senza sbagliare. Ok, oh. E dopo un meritato spaghetto, torniamo in zattera e troviamo una sorpresa mica male. Una Polaroid. Ci hanno scattato una Polaroid in nostra assenza. Avevamo già dei fan. Cazzo! Chissà se prende internet in questa zona. Che cazzo te ne fa internet? Cioè tutto quello che vuoi, c'è il cielo, le stelle, il fuoco, la compagnia, magari non quella che avresti desiderato tu, ma buttala via. Magari... se mi va Tinder cerco ragazzi in zona. Proprio sei malato. Non so se anche a te il fuoco fa un effetto ipnotico. Sì. Veramente qualcosa di magico. Cavolo, mi sto prendendo tutto il fumo, porca troia. Pff. Però era romantico questo momento. Poi Alex becca questo suo amico che lo ha allenato un po' di anni fa per fare la sua prima traversata oceanica. Vedi in che stato stavamo remando e ci regala altri due remi, rotti naturalmente. Ora torniamo alla tizia che ci ha intervistato per il Corriere. Avete presente? Nel frattempo quella roba era finita online. Con una narrazione un po' più accattivante faremo di tutto per far arrivare in maniera diretta e chiara questi messaggi. Da quel momento hanno ripreso la notizia altri quotidiani nazionali e locali. E per gli abitanti delle sponde del fiume Po eravamo diventati delle celebrità. Grazie. Non ti senti un po' il re del Po? Quando rido così vuol dire che non mi ha fatto ridere. Viaggiare la notte era perfetto, perché la marea si abbassava e la corrente era a nostro favore. Tranne quella notte. E quella notte il vento non era dalla nostra parte e ci siamo incagliati tra gli arbusti con un mulinello che non ci faceva muovere. C'era un freddo cane, vento, stava per arrivare un temporale e non sapevamo dove diavolo dormire. Abbiamo cercato di entrare dentro il capanno di un pescatore, ma era chiuso a chiave. Sfondare le finestre non era nello stile di Alex. Io l'avrei fatto. Oh, a mali estremi. Così, continuando a camminare, troviamo sto nonnetto. E quando vi dico che la realtà supera davvero la fiction, vuol dire che riusciamo a convincerlo che non siamo malintenzionati. E ci ospita nella sua casetta. Una casetta disabitata in cui non metteva piede da anni senza corrente elettrica. Ah, fantastico. Beh, oh, meglio di dormire fuori. In quella circostanza, per quanto mi riguarda, mi sembrava un 5 stelle lusso. Io vedo un coniglio di quelli... tipo Bugs Bunny. Lo vedo anch'io il coniglio. Però quello di cioccolato della Lindt. Sarà che ho fame. Vedo roba da mangiare ovunque. Sì che ce l'abbiamo. Tienilo, 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 non mollarlo. No, non lo mollo, no. E stasera si cena. Oppure lo lasciamo andare? Lasciamo andare? Sì. E allora che cazzo stavamo pescando a fare? Okay. Grazie, grazie. Vai Alex! Vai! Vai! Benvenuto a bordo, farfallina. Alex, qua c'è sabbia, ci impantaniamo, sì, sì, sì. Ci blocchiamo. Vabbè, pazienza, che ti ha già detto. Sì, ci siamo
siamo piantati. Abbiamo continuato a seguire l'ideona di navigare solo con le maree a favore. Quindi ci siamo svegliati alle 3 del mattino e abbiamo remato e remato tutta la notte fino a quando non è arrivata la luce del giorno. Non ci voglio pensare, avevo le spalle da buttare. E proprio tanto così dal capolinea, a pochissimi chilometri dal traguardo, molli la presa, ti rilassi, ti distrai e al bivio imbocchi la direzione sbagliata. È proprio una gran metafora se ci pensi. Vi ho parlato del fatto che il Po è pieno di banchi di sabbia? Ve lo dico ora, è pieno di banchi di sabbia. La nostra imbarcazione James con Tiki Cameron cadeva a pezzi, i bidoni galleggianti ormai pieni d'acqua non ci facevano muovere di un centimetro. Inoltre, io e Alex, in due settimane in cui stavamo H24 insieme in 2 metri quadrati di zattera, non ci sopportavamo più. Da un lato mi dispiace, Alex Bellini, uno dei più grandi esploratori italiani di tutti i tempi. Hey! Che epilogo. Fortunatamente sono arrivati in soccorso dei bravi ragazzi e in 3 ore sotto il sole cocente siamo riusciti a liberare la zattera. Il dramma è alla base dello storytelling, forse però non fa proprio benissimo ai rapporti umani. Sono contento di averti conosciuto, Alex. Sì? Anch'io. io non ho... Non avevo dubbi che potessi essere la figura giusta ad accompagnarmi. Quanto è vero il Dio? Ti do una padellata in faccia appena prendi il telefono. No, ti do una padellata in faccia la prossima volta che mi dici prendiamo. Ma io propongo e tu mi puoi dire no, meglio di no, perché tu invece cazzo prendi il telefono. Io e prendo non il rendi... telefono quando cazzo voglio. Il vento non ci lasciava stare, lo avevamo contro. Anche remando con tutta la nostra energia, facevamo forse 1 metro al minuto. E ci siamo nuovamente incagliati in una sponda. Abbiamo chiamato una barca in soccorso per attraccare nel primo pontile disponibile. Il giorno dopo, da metà mattina, avremmo avuto il vento contrario e poi maltempo per 1 settimana intera. Tutti i nostri sforzi sarebbero andati in fumo. I barili erano ormai distrutti e imbarcavano acqua. Il legno della zattera era zuppo e la struttura non avrebbe retto a lungo. Molto probabile che sarebbe affondata da un momento all'altro. Era la zattera di tutti. In quegli istanti lì in cui l'abbiamo messa in acqua sembrava veramente l'arca di Noè su cui ci sarebbe salito il mondo. Zio, la storia è una bomba. Poi l'aver dato il nome alla zattera mi ha fatto emozionare. Cavolo, non ti facevo così sentimentalista. Comunque, era molto triste questa storia. Che palle però i finali tristi. Alla fine io ed Alex volevamo lanciare un messaggio. Viviamo in un mondo di consumismo. Ci avete mai fatto caso? Lasciamo perdere la storia delle bottigliette di plastica da sostituire con le borracce. Quella è solo la punta dell'iceberg. Ci avete mai fatto caso che è più facile andare nel primo negozio di fast fashion a ricomprare un paio di pantaloncini con una tasca bucata piuttosto che ripararli da una sarta? Vabbè, ma che ti frega se mi riempio l'armadio di magliette da una manciata di euro ciascuna? Ora, se ti dovessi raccontare il viaggio che compie la microplastica prima di raggiungere i corsi d'acqua e poi
i mari, dovremmo partire da casa nostra. Nessun problema, a parte il fatto che con molta probabilità il prezzo è giustificato dal loro materiale sintetico. E pensi che vada a finire la microfibra, il microtessuto del tuo capo di pile che lavi in lavatrice? Ve lo dico io, lavatrice, fogna, fiume, mare. Avete mai pensato che quando le gomme dell'auto diventano lisce, la plastica delle gomme da qualche parte va a finire? Sull'asfalto, certo, poi pioggia e vento, si sposta da lì e il percorso è più o meno sempre quello. Fogne, fiume, mare. La questione non è essere bianchi o neri, stravolgere la propria vita o rimanere strafottenti. La questione è trovare un compromesso. Compromesso banale, non comprare 4 bottigliette d'acqua, ma riempi una borraccia con l'acqua del rubinetto. 2 magliette, anziché 20, ma acquistate con consapevolezza. Per un viaggio lungo, magari, se puoi, rinuncia alla macchina e vai con un mezzo più sostenibile, non dico una zattera, ma va bene anche il treno. Sono abitudini che, se ci pensi, non sono nemmeno così stravolgenti. Eppure pensa che impatto potrebbero mai avere se da domani milioni di persone iniziassero a seguirle. Questa avventura non può che concludersi sfociando sul delta del Po, anche perché prima di partire avevamo pensato a una cosa ben precisa da fare arrivati a termine. Cazzo, che bella cosa che hai detto, Alex! La zattera di tutti. C'è una zattera dove tutti potrebbero salirci. Sei pronto? Portiamo la nostra James Cameron a casa. Va buono. Mi sono rassegnato all'idea della James Cameron. Col rischio di affondare con tutti i bagagli, spezzarsi la schiena e fare la figura degli incapaci, spariamoci queste ultime 12 ore consecutive di remate. Ho capito, tutto sto casino e bastava remare metà giornata in più. Oddio, ma tu hai idea di che caspita significhi remare controvento, controcorrente, con Alex? La zattera di tutti. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, cazzo! Anziché buttare qualcosa, dagli una nuova vita. Ed è la grande metafora che rappresenta questa zattera. Rifiuti che diventano un'imbarcazione. Un'imbarcazione che percorre 300 km per raccontarti questa incredibile avventura e che terminerà il viaggio trasformandosi nuovamente. Bravi, avete fatto veramente un bel lavoro. Vedi che quando vuoi e ci metti la testa, le cose le fai, eh? Ma che è? Un commento su YouTube, bravi, bel lavoro, porca miseria, dopo tutta sta fatica stavamo affondando in continuazione. Cosa bello far l'amore da Trieste in giù, l'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu, e se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha. Ehi, ma cazzo, sveglia, sveglia, io me ne vado, sveglia, sveglia. Sapevo che era una cazzata, però non sapevo come non mandarti a